vero, tutto vero. Un canale colorato di rosso nero dove è tutto vero. Zero fake news, la voce sincera che c'è su YouTube. Siamo una fonte verificata, è questa la vera ficata. Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano. Siamo Milanello, scrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti. Carissimi amici e tifosi rossoneri di Milanello, un saluto da Ippocrate Rossonero. Abbiamo cominciato la nostra strada in Europa League, direi in maniera più che buona. È stata una partita, direi tutto sommato, tranquilla. Il Milan ha vinto giocando un calcio tutto sommato apprezzabile, non si è dovuto impegnare più di tanto tranne un paio di occasioni che i nostri avversari hanno creato, ma poi la partita è stata sempre in assoluto controllo. In pratica abbiamo iniziato dove abbiamo finito l'anno scorso, sempre con i due grandi giocatori che abbiamo, Ibrahimovic, Çalhanoğlu, che ci hanno permesso di portare a casa questa partita. Speriamo che il proseguo sia altrettanto buono e che possiamo arrivare poi ad un livello superiore e a fare più strada possibile in questo torneo, che è sempre un pochettino bistrattato e visto così un pochettino con sufficienza, ma secondo me è comunque un buon banco di prova che ci permette di respirare intanto l'aria europea. Passiamo al mercato del Milan, mercato che io mi aspetto ancora pieno di colpi a sorpresa, pieno di soddisfazioni. La squadra l'abbiamo vista, tutto sommato è ben rodata, evidente che c'è qualche lacuna che dobbiamo assolutamente riempire. È evidente che il Milan ha bisogno di un difensore centrale, un difensore centrale che possa assemblarsi e con Kier e con Romagnoli e che eventualmente possa anche ricoprire un altro ruolo della difesa. È evidente che il nome che io propongo e che è venuto in mente sicuramente anche a voi è quello di Milenkovic, il giocatore della Fiorentina. Ritengo che questo giocatore possa essere un grande colpo se viene effettuato e possa veramente, data anche la giovane età, contribuire non poco alla causa rossonera. Secondo me non bisogna però accantonare completamente Calabria. Guardate che Calabria ha giocato bene, si è molto ripreso in quest'ultimo periodo e francamente andare a investire soldi solo su un terzino destro non lo ritengo una idea saggia. Investiamo soldi su un giocatore forte che possa anche riempire due ruoli e Milenkovic mi sembra proprio il nome appropriato. Centrocampo, aspettiamo che si sciolga l'attesa e che Bakayoko possa ritornare fra di noi. In alternativa parlano di Soumaré, questo giocatore del Lille, ne parlano bene, è un giovane anche lui. Vediamo un pochettino che occasione ci offre il mercato e che cosa ci potrà offrire e riservare appunto il futuro. Il nome che aspetto però è quello di Chiesa. Io penso che questo giocatore, se viene al Milan, farà una grande carriera. È un giocatore molto molto forte, è un giocatore capace di accelerazioni improvvise, capace di puntare la porta, preciso nel tiro, puntuale negli inserimenti, capace di assist, di cui sicuramente si può giovare il nostro guru, il nostro profeta, il grande Ibra. È un giocatore per cui io veramente, se fossi nella società, farei uno sforzo, perché è secondo me un grandissimo profilo, perché è giovane, perché secondo me migliorerà nel Milan con Pioli, che lo conosce bene e che quindi sa come prenderlo, ma soprattutto migliora con Ibra, perché voi sapete che con Ibra c'è poco da fare. O sai giocare a pallone, oppure Ibra non ti concede molto spazio. Poi punterei anche a una
punta, una punta di riserva. Io ho già detto che secondo me chi viene al Milan e fa la punta dietro Ibrahimovic deve saperlo fare. Non è facile fare la riserva di Ibrahimovic, perché devi entrare e sapere essere pronto in qualsiasi occasione. Io avevo suggerito il nome di Ciccio Caputo, perché? Perché è uno che il suo mestiere lo sa fare bene. Guardate che nel Sassuolo ha fatto più di 20 gol, non è una cosa semplice, è uno che la porta, la vede, la prende spesso. Quindi tutto sommato un giocatore di questo tipo, il nome l'ho fatto così tanto per dare un'idea, un giocatore di questo tipo secondo me al Milan potrebbe essere molto molto utile. Detto questo, vi dico che personalmente io credo che il Milan il prossimo anno sia sicuramente tra le prime quattro, e se avrà questi giocatori di cui abbiamo parlato, se giocherà in maniera adeguata come ha fatto fino adesso, io penso che ci toglieremo tante tante soddisfazioni. Non so se lo vinceremo, ma io credo che per lo scudetto il Milan possa dire la sua. Non sono un tipo che si sbilancia troppo, non amo voli pindarici, preferisco stare con i piedi per terra, ma vi dico che questo Milan profuma di buono, questo Milan ha il sapore delle stelle, questo Milan è frizzante, è un insieme di possibili fuochi d'artificio. Vedremo, speriamo, io sono come voi molto fiducioso sulla stagione che il Milan farà. Vi rubo ancora due minuti per segnalarvi, da un punto di vista medico, una strana sindrome genetica che colpisce i giocatori che sono accostati al Milan o addirittura sono acquistati dal Milan. Fateci caso, sono tutti giocatori di grande prospettiva, tutti descritti dai gli opinionisti, i giornalisti, gli esperti del ramo, come giocatori validi, come giocatori di prospettiva, come grandi promesse, addirittura campioni affermati. Tonali, Chiesa, Milenkovic. Ma improvvisamente, se vanno al Milan, succede qualcosa di incredibile. Per una strana forma genetica, questi giocatori diventano scarsi. Guardate che è una cosa un po' strana, fateci caso, provate a pensarci un po' su questa cosa qui. È una cosa che mi incuriosisce particolarmente, penso che dovrò parlarne anche con i miei colleghi di provata fede milanista per chiarire meglio questo fenomeno medico. La trasformazione di grandi giocatori in scarsi giocatori quando passano al Milan. Vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Siamo rossoneri, siamo una famiglia vera. Scrivi, sfoga, dici quel che pensi, dacci la tua idea. Siamo rossoneri, siamo quelli che non hanno paura. Apri questo sito, abbiamo bisogno di una voce nuova. Hello, 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 Milan, hello. Rispondi alla battuta, a questo e quello. Quanto è bello.